prende avvio anche per l'anno accademico 2016-2017 la terza edizione dei laboratori Territorio, Migrazioni, Ambiente, Mafie. Si tratta di un laboratorio d'Ateneo, laboratorio di Ateneo perché gli studenti di tutti i corsi di laurea possono frequentarli, danno diritto a 3 crediti. La proposta quest'anno prevede con certezza 5 laboratori che si svolgono in dipartimenti diversi. Caratteristica dei laboratori di Ateneo è quello di affrontare grandi temi trasversali, cioè che attraversano la formazione quale che sia la specializzazione cui è chiamato rispondere e prepararsi per l'appunto lo studente. Qual è il nesso, quali sono i rapporti tra i territori, e non è solo il nostro, che vedono una forte presenza della criminalità organizzata, e il vivere civile. Noi riteniamo che questo sia un tema che è parte integrante della formazione di tutti gli studenti. Io mi limiterò a fare riferimento a un laboratorio che è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e da quello di Giurisprudenza, tenuto dalle professoresse Maria Teresa Consoli e Adriana Di Stefano, che tratteranno di un tema che è di grande attualità, purtroppo, cioè migrazioni, diritti e confini, strategie europee e dimensioni locali. Un approccio interdisciplinare al problema delle migrazioni forzate, che sono le migrazioni che riguardano soprattutto i rifugiati causate dalle tante guerre che purtroppo dilaniano l'area del Mediterraneo e del Vicino Oriente. E una verifica su quelli che sono gli standard di applicazione del diritto dei rifugiati, quali sono le norme per la tutela dei migranti forzati e quali possono essere i percorsi di inclusione, no? Di questo fenomeno così importante, così grave. Leggiamo oggi nei giornali che solo in Sicilia ci sono 6.000 minori immigrati di cui non si sa più nulla, quindi una situazione veramente molto, molto preoccupante. E purtroppo anche qui c'è un nesso con la criminalità organizzata. Il laboratorio che conduco io insieme alla professoressa Marisa Meli del Dipartimento di Giurisprudenza ha per titolo Storia, Ambiente, Mediterraneo. E si propone una lettura della questione ambientale nell'area mediterranea in una prospettiva storica, soprattutto con un'accentuazione alle tematiche novecentesche e con una chiave interdisciplinare, quindi gli aspetti istituzionali, gli aspetti diciamo biologici e chimici legati alla questione ambientale, gli aspetti sociologici e anche quelli geopolitici. La prospettiva ovviamente è quella storica, perché a partire dalla rivoluzione industriale e poi a partire soprattutto con la scansione del Novecento, l'aumento della popolazione, l'aumento della ricchezza e l'aumento del consumo dei combustibili fossili ha determinato un salto di scala mastodontico della questione ambientale, trasformando il dato quantitativo in un dato qualitativo. Quindi noi affronteremo i temi dell'oggi guardandoli a partire dalle loro radici otto-novecentesche. E i temi di oggi sono quelli del cambiamento climatico, delle grandi migrazioni, della perdita della biodiversità, della gestione dei beni comuni, del degrado del territorio, nella convinzione che l'elaborazione di strategie di sviluppo sostenibili non possono fare a meno di una riflessione sulle radici dei problemi attuali. E la dimensione geografica del Mediterraneo ci permette poi di approfondire alcuni temi specifici, soprattutto legati al tema dell'industrializzazione delle aree costiere, della sua deindustrializzazione, con alcuni approfondimenti, per esempio relativi al caso degli insediamenti industriali nell'area di Gela e nell'area del Siracusano. Mafia e informazione, i rapporti tra mafia e informazione, è il titolo del laboratorio che abbiamo scelto con il professor Alessandro De Filippo,
le associazioni Giuseppe Fava, i Siciliani Giovani, Cives Pro Civitate e Giambattista Scidà. Si tratta di 6 incontri a partire dal secondo semestre. L'analisi sarà incentrata facendo uso soprattutto dei lavori cui è giunta la Commissione Antimafia, che per la prima volta nella sua storia ha dedicato attenzione ai rapporti tra mafia e informazione. I risultati sono assai interessanti, si tratta di un rapporto che si è costruito in questi anni tra mafia e informazione, che va dall'appoggio, diciamo, esplicito, come è accaduto con alcuni giornali del casertano soprattutto, che sono, diciamo, figli proprio della diretti della Camorra, al silenzio e così via. Noi intendiamo la mafia come sistema di relazione e quindi come un sistema che interagisce con la politica, l'economia e quindi come sistema affaristico, politico, mafioso, che ha tutto l'interesse a incrociare, a entrare in relazione con l'opinione pubblica per modificarla, per spostarla. E dunque, diciamo, da questo punto di vista ci sembra giusto, interessante, anche alla luce appunto dei lavori della Commissione Antimafia, arrivare a questa analisi. Uno spazio particolare sarà dedicato al caso Catania, una delle più grandi città d'Italia e del Mezzogiorno, che vede una concentrazione quantomeno singolare dei media e un unico giornale cartaceo, e il proprietario recentemente è stato inquisito, diciamo, per concorso esterno in associazione mafiosa. Vi è stato un primo proscioglimento del 2015, oggi la Cassazione ha rimesso tutto in discussione, affermando che vi sono gli estremi per andare ancora ad indagare. Ci sono degli atti giudiziari assai interessanti da leggere, da interpretare, per vedere quali relazioni si sono costruite nella città di Catania in tutti questi anni tra mondo affaristico e mondo politico, e a quanto sembra anche con alcune evidenze nel campo informativo. Donna e Mafia è un laboratorio nuovo che parte quest'anno in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava e con l'Unione Donne Italiane, che tenta di rovesciare uno stereotipo assai diffuso che vedeva appunto la mafia connotata tutta al maschile. I protagonisti erano nel bene e nel male tutti uomini, e alle donne era riservata uno scenario assolutamente secondario. Erano mogli, madri, sorelle, vedove, oppure vittime della mafia, a volte pentite, con storie molto complicate. In gran parte si trattava di uno stereotipo, di una rappresentazione al maschile che celava invece un forte protagonismo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali, che però appunto non compariva. Dagli anni 90 invece questa presenza femminile è andata ad acquisire una visibilità nuova, diversa. L'ostacolo alla mafia messo dal diritto, dalla giustizia, ha iniziato ad avere buoni risultati, e quindi capi mafia condannati, capi mafia in prigione, e le donne incominciano a sostituire pienamente e con visibilità gli uomini nell'organizzazione criminale. Questo laboratorio vuole indagare, diciamo, con una lettura di genere e in maniera diversa, su questa realtà delle mafie e scoprire man mano, svelare il ruolo che le donne hanno avuto e hanno in queste organizzazioni. Il laboratorio sui paesaggi e le mafie quest'anno è al terzo suo esperimento. Nei primi 2 anni ha lavorato per cogliere le modalità con cui la criminalità organizzata, in particolar modo la mafia, ha condizionato e condiziona ancora oggi l'abitare in alcuni dei quartieri critici della nostra città. Quest'anno il laboratorio è proposto non solo dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, di cui io, che sono il professore Filippo Gravagno, sono il referente,
referente, ma anche dal Dipartimento di Scienza della Formazione, che vede nella professoressa Roberta Piazza il proprio referente. Quest'anno il laboratorio collaborerà in modo particolare con il Punto Luce, insieme a Libera, insieme a Rotaract, per andare a sperimentare una pratica di contrasto sul territorio al fenomeno mafioso attraverso la realizzazione di un orto di comunità. Durante questa esperienza, che già è partita, che ci sarà un gruppo di studenti della facoltà di Community Planning dell'Università di Holborn che collaboreranno attraverso dei workshop che ci auguriamo porteranno entro la fine di marzo alla realizzazione nel quartiere di San Giovanni Galermo di alcuni spazi destinati ad un orto di comunità. E questa è una pratica che noi vogliamo inquadrare su quel territorio proprio come risposta ai meccanismi e alle derive mafiogene che oggi stanno sfrangiando quella comunità e attraverso cui ci auguriamo di riuscire a far attecchire un meccanismo di consolidamento delle relazioni sociali atte proprio a garantire un allontanamento del fenomeno mafioso da quel contesto.